Grazie Presidente. Signor Sindaco, a me pare che, non so se avete tutti, il Consiglio Comunale qualche mese fa ha approvato due ordini del giorno proposti dal nostro gruppo consigliare con emendamenti da parte della maggioranza. Uno riguardava la possibilità di inserire garanzie fideiussorie sugli incassi dell'Appiglio, in cui la maggioranza ha chiesto una verifica da parte dell'Avvocatura. Vorrei sapere se l'amministrazione in questi sei mesi è stata in grado di chiedere questo parere all'Avvocatura del Comune. Volevo inoltre sapere, visto che questo Consiglio Comunale ha fatto una delibera in tema di dirigenti delle società partecipate, tra cui tra l'altro si sottolineava l'inopportunità di avere dirigenti che avessero più di un incarico all'interno di partecipate del Comune e non, se nel recente bando di assegnazione del ruolo di dirigente alla Casa di Riposo, che ricordiamo è un'azienda speciale di proprietà del Comune, è stata rispettata quella previsione del Consiglio Comunale. La parola al Sindaco. Sulla direzione non posso che verificare se la procedura sia stata completata, il tempo è passato credo sufficiente, e quindi verificherò se la questione è stata diciamo appunto completata. Ma sul dirigente della Casa di Riposo, so che è stata espletata una procedura di selezione pubblica che è stata completata nella figura dell'attuale del direttore precedente che è rimasto quindi direttore diciamo qua. Io qui so che c'era anche nel nuovo statuto, mi pare che è stato approvato in Consiglio Comunale sulla porzione societaria di Acqua Parma, era prevista diciamo così il concorso per direttore, quindi non riesco a capire sui dirigenti delle società partecipate, posto che dico, le nostre società partecipate non è che scoppiano di dirigenti. Io oggi voglio dire, se lei mi dà qualche chiarimento in più lo ascolto volentieri, ma se lei intendeva dire se avevamo a disposizione dirigenti da parte della mobilità o quant'altro, avessero per dire non risultati, non credo comunque che quel tipo di profilo sia fosse stato magari reperibile all'interno diciamo dell'amministrazione del partecipante del comune, e questo non è solo la consigliera Martinelli. Allora, rispondo io signor sindaco in luogo dell'Avvocatura del Comune, visto che ho avuto la cortesia di passare dagli avvocati ponendomi il quesito che questo comune ha posto all'amministrazione mesi fa, visto che l'amministrazione ha fatto fare non diceva nulla. Sono andato e ho chiesto e mi hanno risposto in due minuti, che il contributo regionale non è un tributo, punto. E quindi verificavano quello che dell'allora ordine del giorno doveva essere verificato dall'Avvocatura. In merito poi alla questione dei dirigenti, io la invito ad andarsi a rileggere l'ordine del giorno del Consiglio Comunale, che questa amministrazione ha completamente disatteso, ma non è l'unico, perché si parla tanto di interrogazioni. Se qualcuno si vuole divertire, vada a vedere le mozioni degli ordini del giorno da questo Consiglio e quindi anche dalla maggioranza che sostiene questa amministrazione, che l'amministrazione ha sostanzialmente disatteso o non ha considerato. In merito alla questione del dirigente, in quell'ordine del giorno, se non ricordo male, si invitava l'amministrazione a evitare la nomina di dirigenti o a verificare che non ci fossero dirigenti tra le altre cose, perché l'ordine del giorno ne chiedeva anche altre, che ne invito ad andare a rivedere, che non ci fossero dirigenti con più incarichi, per cui io aspettavo che nel momento in cui l'amministrazione o interessa va a fare un concorso per l'assunzione del dirigente, potesse inserire nel bando una clausola che impedisse a persone che hanno già incarichi dirigenziali